Ciao a tutti, bentornati sul mio canale I Colori di Rho. Qui state vedendo un vecchio lavandino dimenticato, come io l'ho definito, che si rinnova diventando bellissimo con le piastrelle dipinte con la tecnica dello stencil. Qui lo state vedendo e andrò in questo tutorial a spiegarvi come sia semplice effettuare questi passaggi. La tecnica dello stencil è interessante soprattutto quando abbiamo discorso di ripetitività. In questo modo noi andiamo a velocizzare il lavoro, ma anche a renderlo particolare. All'interno di queste piastrelle dipinte con la tecnica dello stencil, che adesso vi vado a spiegare, abbiamo un inserto di quattro piastrelle, vi inserisco qui la foto, queste sono quattro piastrelle 15x15 sulla facciata principale che sono state dipinte a mano. Vanno a riprodurre, ecco, qui la state vedendo. Questa è una foto che ho scattato, era su un muro dipinto in un villaggio nei Paesi Bassi che era stato ricreato con i mestieri di una volta, gli attrezzi di una volta, eccetera. Per cui anche il dipinto è leggermente indefinito, soprattutto lungo i contorni, così come era, così come l'ho fotografato. Ci sono altre due piastrelle che adesso vi vado ad inserire che sono dipinte a mano, quindi queste esulano dal discorso della tecnica dello stencil. E iniziamo subito. In pratica, per quanto riguarda i materiali, abbiamo i pennelli morbidi, ne basta anche uno piuttosto ampio, e se poi vogliamo, come vedrete più avanti, fare dei piccoli dettagli con un colore più scuro, un pennellino tondo del numero 2, mediamente del numero 3. Ci servirà uno smalto bianco che vedete che io sto già mettendo sopra la mia piastrella, che è rigorosamente in cotto rosso, perché sono piastrelle che sono esposte alle intemperie, per cui sono molto resistenti al gelo e a quant'altro. Sciogliamo bene il colore in modo che non ci siano grumi e andiamo con mano leggera a portare il colore da un'estremità all'altra. I colori che utilizziamo per dipingere sono gli ingobbi, ma prima ancora vi devo dire della mascherina, la mascherina da stencil. Qui vi faccio un ingrandimento in modo tale che poi la vediate bene, quindi andiamo a mettere la nostra mascherina sulla nostra piastrella dove abbiamo già passato lo smalto bianco. Fissiamo lo stencil con lo scotch di carta e andiamo a picchiettare, vedete, dall'alto verso il basso, in modo tale da andare a riempire tutti gli spazi col nostro colore. Io qui ho utilizzato ingobbio blu. Facciamo questa operazione e quando abbiamo terminato, vedete, solleviamo il nostro stencil e abbiamo la nostra piastrella dipinta. Diciamo che a questo punto il lavoro è terminato. Se vogliamo aggiungere un qualcosa in più, come sto facendo io, sono andata a miscelare sulla piastrella, sempre piastrella in ceramica che ci serve per sciogliere il colore, ho miscelato un ingobbio più scuro, Ocean Blue in questo caso, e come state vedendo vado a definire alcuni dettagli per dare profondità al tutto. Torno a ripetere, questo è opzionale, non appartiene alla tecnica dello stencil, che è quella che abbiamo visto prima, e questa è una cosa in più che potete fare o non fare a scelta. Una volta che questo lavoro è terminato e asciutto, noi possiamo farlo cuocere nel forno ceramico. Naturalmente lo cuociamo se abbiamo il nostro forno, lo portiamo da un ceramista che praticherà la cottura.
sciove. Noi non mandare a padone, potem guarda ecco che te. Sì,